Ciao ragazzi, oggi parleremo di un argomento molto interessante per tutti gli appassionati triatleti e non solo, anche per appassionati di ultradistanza e di pulismo, ovvero la frazione corsa di un Ironman, la famigerata maratona di un Ironman e il perché molti triatleti amatori tendono a camminarla, tendono ad andare in crisi nella terza frazione, nell'ultima frazione nella corsa. Se chiedete ad un triatleta dove le maggiori aree di miglioramento della loro performance, molto spesso vi rispondono il nuoto o la corsa, che poi è una risultante di come hai gestito le altre due frazioni, quindi il nuoto e la bici. Perché la stragrande maggioranza degli atleti che partecipano ad un evento come un Ironman è in grado di correre una maratona singola sotto le 4 ore, ma poi nel corso della gara sappiamo che solo il 15% circa riesce a stare sotto le 4 ore. Tutti vi diranno: ho fatto un grande nuoto, ho fatto una grande bici e poi una corsa orrenda. Ecco, questo secondo me è il peggior modo di vivere l'esperienza Ironman, quindi andando in calando rispetto in crescendo. Quindi cerchiamo di analizzare i 5 motivi per cui succede e delle possibili aree di miglioramento. Il primo punto è sicuramente la preparazione, la struttura allenante. Non ci sono scorciatoie, per preparare un Ironman serve volume. Ma come distribuire volume e intensità all'interno della settimana, del mese, del mesociclo o dei mesi che ci porteranno all'Ironman, ecco che questo farà la differenza. Partiamo dal presupposto che ognuno di voi sappia di preciso la vostra UT1, la vostra zona soglia aerobica, la vostra soglia anaerobica, che l'abbiate determinata tramite test da laboratorio o con delle app che vi danno una stima delle vostre zone. Ecco, a mio giudizio, una buona preparazione predilige una buonissima quota di fondo aerobico Z1, Z2 all'interno della preparazione del volume. Il rapporto 80-20, come può essere la struttura polarizzata oppure piramidale, però che dia ampio spazio alle basse frequenze. Perché? Perché è stato studiato e scientificamente dimostrato che queste zone ci permettono di creare gli adattamenti metabolici tali da poter essere più efficienti in gare di lunga distanza. Ci permettono di riuscire a modificare leggermente il nostro metabolismo per essere più diesel, per avere una quota di lipidica maggiore all'interno della miscela che andremo a bruciare. Ecco, tutte queste modifiche, tutti questi adattamenti sono più difficili se noi partiamo direttamente dal fondo medio. Vedo tantissimi atleti che quando escono dal lavoro e vanno a correre partono subito a fondo medio, Z3. E questo è il loro standard per, diciamo, l'80% del tempo all'interno della preparazione. Ecco, se poi dopo ci presentiamo ad un Ironman, è chiaro che nei momenti di difficoltà o quando il nostro metabolismo, il nostro fisico, il nostro organismo inizia un po' a cedere, ecco che non saremo in grado di portarci ad una frequenza che è considerata a fondo lento. E allora andremo a camminare. Il mio primo consiglio è sicuramente quello di trovare un coach che vi permetta di sensibilizzarvi, di crearvi la giusta consapevolezza nel poter gestire le varie zone. Fate molto Z1, Z2 e uniteci anche Z3, però distribuitele in questo modo e sarete sicuramente più in grado di poter arrivare alla corsa con, diciamo, un serbatoio più pieno rispetto a prima. Il secondo punto è un piano nutrizionale fallito. Ovvero vi siete alimentati troppo o troppo poco, generando o svuotamento delle scorte oppure problemi gastrointestinali, a prescindere. Dopo 10 anni io sono ancora alla ricerca, ottimizzazione del piano nutrizionale. Lo affino anno dopo anno, gara dopo gara, ed è diverso per ognuno di noi, quindi bisogna partire dal presupposto che ci vuole della calma, della pazienza e molti test su voi stessi, quindi sfruttate gli allenamenti per testare, per provare gel differenti, nutrizioni differenti, in modo da arrivare il giorno della gara di essere certi, di essere ben certi di quello che potete assumere, dei grammi da assumere, sia liquidi che solidi. Ecco, perché un'altra cosa che sento spesso è gara totalmente liquida, come i professionisti. Ecco, io non sono un nutrizionista, però vi dico che è molto soggettivo. È chiaro che un professionista che fa 7-8 ore di gara può benissimo andare solo a carboidrati liquidi. Un age group che fa 12-14-15 ore, andare solo a liquido potrebbe essere un po' complicato, potrebbe creargli dei problemi. Ecco che lì sicuramente la barretta o il solido nel corso della bici può far bene. Il mio consiglio è quello di gestire questo lato della nutrizione con molta importanza, affidarvi ad un buon nutrizionista che vi permetterà di generare dei feedback in modo che gara dopo gara possiate rendervi conto di quello che vi fa bene o che vi fa male. Non andate a seguire
quello che fanno altri, perché sarà molto molto soggettivo. Il terzo punto, che richiede probabilmente un video dedicato, è quello della sovrastima, del sovrastimarsi. Partendo dalle scie, che ahimè sono una piaga che prende sempre più piede all'interno delle gare amatoriali nazionali e anche internazionali, e che dovremmo arginare, perché in questo modo perdiamo triatleti amatori. Uno, perdiamo i triatleti onesti che non vogliono far scia e che in quella gara tenderanno a non andarci, perché ovviamente è una gara dove i tempi saranno alterati. E due, perché l'atleta che ha fatto scia sarà difficile da motivare in futuro, perché avrà creato un'idea, una sovrastima di se stesso, dettata dal fatto che ha finito quell'Ironman un'ora e mezzo in meno rispetto a quello che in realtà vale. Ecco che sarà difficile per il coach riuscire a motivare una persona, un atleta, che non accetterà il fatto di non valere quel tempo. Questo è un tema non facile da gestire, è psicologico. Ma torniamo alla gara. Quando chiedete a un triatleta come è andato l'Ironman, vi dirà: ho fatto un nuoto fantastico, una grande bici e una corsa orrenda. Perché? Perché ho sbattuto il piede contro un paletto di ferro in T2, perché un triatleta mi ha fatto uno sgambetto, perché il bagno era occupato, ho perso 15 minuti. No, in realtà in cuor vostro sapete che la causa principale sarà sicuramente la gestione delle altre due frazioni, del nuoto e della bici. Vedo tantissima soglia, sia a nuoto che in bici, negli amatori, e questo ovviamente è un errore, perché non siamo professionisti e non abbiamo le capacità del professionista di chiudere una gara in 7-8 ore, e quindi questo causerà ovviamente il fatto di arrancare nella frazione corsa. Quindi il mio consiglio è quello di lavorare molto su questo aspetto in allenamento, quindi nei lunghi domenicali o di sabato bici, inserite blocchi a ritmo Ironman, ognuno di noi sa le zone, e quindi inserite dei 20 minuti blocco ritmo Ironman, cercando di lavorare sulla zona, quindi testando diverse zone e trovando la vostra giusta, che vi permette poi dopo anche nel combinato di correre bene, di avere buone sensazioni, e replicatelo nella gara. Staccate la testa e non pensate all'effetto social o al triatleta che va passato, e gestite la gara con il vostro ritmo. Questo vi permetterà di arrivare alla corsa con molta più energia rispetto a quella che eravate abituati ad avere. Il quarto consiglio è: la T2 è troppo veloce, quindi la zona di transizione, la zona cambio è troppo veloce. Vediamo tante gare, vediamo tanti professionisti e pensiamo di voler fare tutti gli elite nel fare delle transizioni da 3 minuti in T2. Sì, se ci giochiamo la qualifica per Kona può aver senso. Io delle volte ho preso la qualifica anche per 40 secondi. Però la maggior parte, diciamo, che potrebbe prendersela anche con più calma, quindi cercate di ricentrarvi, di idratarvi, di mettervi bene i calzini. Se avete usato i calzini in bici, cambiateveli e mettete dei calzini nuovi per la corsa, e gestite la T2 come una fase di recupero e di vera transizione anche mentale nell'approcciare la maratona. Questo ci permetterà di essere, secondo me, più concentrati nell'ultima frazione e di viverla meglio. Il quinto consiglio è la pazienza. Sii paziente. Molti triatleti vorrebbero vedere questi risultati dall'oggi al domani. In verità queste sono trasformazioni che richiedono pazienza, determinazione, costanza nel corso dei mesi e degli anni. E non è detto che un cambio radicale di preparazione, quindi da una fase in cui ci si è preparati sempre ad alta intensità, una fase in cui si inizia a lavorare a fondo aerobico, ci siano dei miglioramenti marcati subito. Bisogna insistere, ci vorrà del tempo, ci vorranno chilometri, ci vorrà volume e ci vorranno gare anche per avere questa esperienza, ma non arrendetevi. Questo è un processo che richiede anni, ma che vi darà molte soddisfazioni, vi renderà anche più longevi atleticamente. Quindi il mio consiglio è quello di essere pazienti, di non arrabbiarvi subito col coach se i risultati non si vedranno subito nella singola stagione, ma di accontentarvi o di rendervi conto dei miglioramenti passo dopo passo. Questo sarà il coach che ve lo dirà, vi vedrà combattiti più bassi a parità di ritmo, vi vedrà più efficienti, vi vedrà con una meccanica migliore. Ecco, tutti questi saranno obiettivi intermedi che vi porteranno successivamente a riuscire veramente a poter correre la frazione di una maratona, di un Ironman, senza soffrire in maniera esagerata.
Non dico che non soffrirete, perché in un Ironman sappiamo che si soffre a prescindere, però finirete con maggiore energia, questo ve lo posso garantire. Eccovi ragazzi, giunti al termine di questo video, dove ho condiviso con voi i 5 punti che io ritengo fondamentali per poter migliorare ed evitare di camminare nella frazione corsa di un Ironman, ricordandovi che il successo è sicuramente la risultante della gestione delle tre frazioni, del nuoto, della bici e della corsa. Quindi pianificate in anticipo la vostra alimentazione, gestite le energie, prendetevi il giusto tempo in transizione e godetevi la gara. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!